In questo video tutorial vedremo insieme come realizzare una delle sezioni più importanti, ma a volte più ostiche dell'intero sito, e quella che è richiesta dal codice dell'amministrazione digitale e riguarda la sezione della trasparenza. In realtà la dizione corretta è trasparenza, valutazione e merito e fa riferimento a tutta una serie di contenuti minimi obbligatori per la pubblica amministrazione. Nel nostro modello di sito noi raggiungiamo questa sezione cliccando direttamente da un banner che è posto in ogni pagina. Cliccando in corrispondenza di questa immagine vedete che viene visualizzata sulla destra tutta la serie di contenuti minimi necessari per un sito della PA. Alcuni di questi sono strettamente legati anche al mondo scolastico, altri meno. Di tutti noi mettiamo comunque l'indicazione e nel caso non siano adatti al mondo scolastico o perché mancano ancora delle indicazioni in merito o perché sono magari più qualcosa legate per i comuni, noi scriveremo questo come commento, ma manteniamo l'aderenza alle richieste con tutti i termini richiesti. Bene, come facciamo a realizzare questo? Beh, la prima cosa da fare è creare la pagina. Nuova pagina, trasparenza, virgola, valutazione e merito. L'abbiamo messa. Poi cosa diciamo? Ma andiamo a vedere un po' quello che c'è scritto, ma ci copiamo semplicemente il testo col Ctrl C e poi Ctrl V. Andando a vedere in HTML, vedete, si creano quei div inutili che eliminiamo, come avevamo già visto anche in altri casi, soltanto l'inizio e la fine. Perfetto, questa la pubblichiamo pure come pagina base. Poi andiamo a vedere quali sono i suoi contenuti. C'è il primo, quello della performance. Allora, per avere un colpo d'occhio su tutta la tabella dei contenuti minimi, voi potete fare riferimento anche al wiki di Porte Aperte sul web. Il wiki ha indirizzo web porteapertesulweb.wikispaces.com. Se voi cliccate su trasparenza e privacy, accedete a questa pagina curata da Angelo Paganini, da cui abbiamo tratto molte delle, diciamo, indicazioni anche testuali che compaiono in questo sito, e vedete che qua c'è proprio come fosse il taglio della sezione che avete visto voi sulla destra. Al di là di un commento, qui sono riportati poi nella tabella, contenuto per contenuto, la norma di riferimento, quelli che sono i vincoli di pubblicazioni, la proposta di porte aperte sul web d'uso e soprattutto anche l'indicazione di reperibilità, che consistono nel indicare e utilizzare dei cosiddetti meta tag Dublin Core previsti dalla normativa. E qui c'è tra l'altro un link diretto a una spiegazione sull'uso di questi meta tag. Il nostro sito è predisposto già per incorporarli e quindi il lavoro diventa poi più semplice. Bene, quello che dobbiamo fare adesso è quello sulla performance. La sezione sulla performance richiama di fatto, andiamo a vedere i contenuti minimi, scriviamo performance, il piano e le relazioni della performance. Vedete dove va messo? All'interno della sezione trasparenza, valutazione e merito, raggiungibile da un link chiaramente identificabile. Questa è la sezione, quindi è una sottopagina di questa sezione. Noi per il momento abbiamo chiamata solo performance perché immaginiamo in questa simulazione che il piano siano in preparazione. Se poi ci sono, uno poi li mette nel modo che verrà indicato poi dalla normativa. Quindi ammettiamo che non esista ancora il piano della performance, anche perché sono in attesa in alcune scuole anche di indicazioni precise da parte del Ministero, ciò non toglie però che alcune so che l'hanno già fatto. Bene, a questo punto andiamo a crearci una nuova pagina che chiamiamo performance, o nel caso ci sia, la chiameremo in modo corretto piano e relazione sulle performance, e riprendiamo qua il testo, vediamo qua, che ci
ci propone Angelo Paganini, che tra l'altro puntualizza un certo fastidio nell'uso del termine inglese performance. Andiamo qua, riportiamo questo come testo, andiamo a vedere l'HTML, non è venuto il div, per cui siamo a posto, anche perché ce le siamo copiate dall'editor, se non sbaglio, e diciamo che il suo genitore però sarà trasparenza, valutazione e merito. Abbiamo quasi finito, non abbiamo proprio finito, sapete perché? Perché qua c'è da gestire questo meta tag, DC description, proprio questo che ci interessa. Come facciamo a gestirlo nel nostro sito che, ripeto, è già predisposto ad accogliere tutto questo? Andiamo qua e dovremo utilizzare i cosiddetti campi personalizzati, che qua non vediamo. Impostazioni schermo. Campi personalizzati, ci mettiamo un segno di spunta, ecco che appaiono e ne aggiungiamo uno nuovo. Aggiungi nuovo campo personalizzato. Eccolo qua. Scriviamo DC description con il valore che qua è indicato. Il valore era il piano e la relazione sulle performance. Ctrl C, andiamo qua, lo mettiamo come valore, a posto, e andiamo a pubblicare la nostra pagina. Andiamo a vederla, visualizza pagina. Vedete, no, che sotto trasparenza, valutazione e merito, qua intanto si sta formando tutta la pagina con le sue varie diramazioni. Una cosa interessante è vedere il codice, giusto per capire se quel meta tag, che è obbligatorio o indicato secondo dalla normativa, poi effettivamente c'è. Sono con Firefox, tasto destro del mouse, visualizza sorgente di pagina. Andiamo sotto col mouse, sapete, facciamo prima, se qua noi diciamo modifica, trova, DC puntato. Vedete? Eccolo qua. Inizio requisiti linea guida direttiva 8/2009, link schema.dc, ecco che c'è il DC description con il suo content, fine requisiti, e quindi vedete che è stato assolutamente recepito dal nostro tema. Benissimo, usciamo da questo e allora, confortate da questo risultato, proseguiamo. E mettiamo qualcun altro. Date informative sull'organizzazione e procedimenti. Andiamo sempre sul nostro sito modello e andiamo a crearci la nostra pagina. Quindi siamo qui, questa dovevamo aggiornarla, l'aggiorniamo e andiamo a crearci la nuova pagina. Non ricordo più come è chiamato. Date informative sull'organizzazione e i procedimenti, che è figlia di trasparenza, genitore trasparenza. Ecco, questo è soltanto un contenitore organizzativo di altre sottopagine, non richiede, andiamo a cercarlo, vedete che non lo troviamo, no? Se io qua vado su dati, come erano, dati informativi, vedrete che lo troviamo esplicitato non come pagina, ma come sottosezione. Questo cosa vuol dire? Ecco, sempre come sottosezione. Vuol dire che non richiede il doubling core e quindi la pubblichiamo. Dove invece è la pagina vera e propria che contiene invece delle informazioni? Nelle altre pagine, organigramma, modulistico o altro. Ecco, ho dimenticato di riportare un testo che descrive un po' la funzione di questa pagina, giusto per non lasciarla bianca. Lo aggiungiamo, andiamo a vedere che non sono aggiunti i div. Perfetto, aggiorna. Adesso dobbiamo proseguire nella nostra costruzione. Siamo arrivati qua, organigramma. Benissimo, andiamo qua su nuova pagina e scriviamo organigramma. Benissimo, abbiamo scritto organigramma, andiamo a vedere un po' come è fatto dal nostro riferimento. Il nostro riferimento è qua, scusate, ho sbagliato, andiamo in organigramma,
Vedete, qua c'è una pagina già molto ricca, no? Che noi potremmo tranquillamente copiare e incollare. Tra l'altro contiene delle tabelle che sono anche realizzate secondo i canoni di accessibilità, favorendo anche la lettura da parte delle persone con difficoltà visiva, sia attraverso un'alternanza di colori, sia attraverso un'etichettatura particolare dei vari campi, utile anche per chi usa screen reader. Plesso responsabili, email sono intestazioni di colonna e in questo modo sono marcati questi e altri elementi di accessibilità. Ce la copiamo tutto tranquillamente. Arriviamo qua con un bel Ctrl C, speriamo di aver preso proprio tutto e andiamo su aggiungi una nuova pagina organigramma Ctrl V. Andiamo a vedere nell'HTML se non si sono creati dei div inutili. Scendo, scendo, tutto perfetto, anche la tabella vedete chiusa. Insomma, si copia e incolla, direi che funzionano egregiamente. Naturalmente poi bisognerà poi completare il nome, cognome e tutto il resto con quella che è la caratteristica tipica della vostra scuola. Ma dove va a finire organigramma? Andiamo a vedere nel nostro sito modello, organigramma è figlio di dati informativi. Quindi, lavorando sul nostro organigramma dobbiamo andarlo a inserire con genitore sono nella pagina sì scusate non trovavo qua il mio genitore ecco era sotto dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti. C'è altro da aggiungere e se qualcuno è stato attento si ricorda che deve aggiungere anche il campo personalizzato. Una volta che è stato messo una volta, lo andiamo semplicemente a selezionare e dobbiamo mettere il valore. Quale? Andiamo a vedere il nostro wiki per organigramma, che cosa mi chiede? Organigramma, che qua, qui c'è scritto cosa dovete mettere, si chiama organigramma il suo contenuto. Quindi vado sulla mia pagina, metto organigramma e direi che ho fatto proprio tutto. Pubblico e vado a vedere l'effetto, il risultato. Ecco, questo è un po' una, diciamo, scelta da parte del legislatore di mettere in modo omogeneo tutte le informazioni legate alla trasparenza. Si può dire che il cittadino medio è difficile che vada a cercare l'organigramma esattamente spalmato dentro la trasparenza, quindi quello è un vantaggio, però certo non favorisce la sua reperibilità. Adesso qua io non lo trovo perché devo ancora fare il link diretto all'organigramma. Se andiamo invece nel sito modello, vedete che qua, se io torno qua in home page, però vedo una cosa particolare. Proprio per risolvere questo problema di diretta reperibilità di alcune sezioni, abbiamo accontentato la richiesta legislativa mettendola nella sezione indicata dalla legge, ma in più l'abbiamo inserito anche dove un cittadino normale va a cercare l'informazione. Questo capita per organigramma, questo capita anche per modulistica. Allora lo va a mettere qua, vedete? E allora cos'è? In questo modo noi otteniamo un link da due sorgenti, dal sorgente, diciamo, elemento interno a trasparenza, valutazione e merito, ma anche dalla la scuola. Come facciamo a ottenere questo? Ricordiamo, va messo sotto plessi. Andiamo nel nostro tutoriale. Vedete che qua c'è un organigramma che però è vuoto. Io ho usato in maniera magari non corretta la dizione, questo va eliminato dal menu a vantaggio dell'altro. Quindi ritorniamo qua in bacheca, vado in aspetto menu, vedete che ho questo organigramma qua che mi interessa, vado in la scuola, mi tolgo l'organigramma di prima, lo rimuovo. E metto invece in quella posizione quello che è interno a trasparenza, valutazione e merito. Aggiungo il menu. Era, adesso non ricordo bene dove, andiamo a vedere qua, l'organigramma era sotto plessi. Ecco,
Va bene, andiamo a tirarlo su sotto plessi e vedete che punterà a quest'altra pagina. Salva menu e andiamo a vedere che lo troviamo anche dalla nostra colonna di sinistra. Eccolo qua. Perfetto. Bene, detto questo, io mi fermo un momento per quello che riguarda la compilazione di tutti gli altri elementi e invece che segue, no, identicamente tutti questi passaggi, invece vado a vedere come creare il link dal banner trasparenza, valutazione e merito. Bene, devo avere già a disposizione la nostro diciamo la nostra immagine, l'ho sul mio computer, la devo caricare. La vado a caricare dove? La carico in corrispondenza di aggiungi nuovo. Selezionare file, eccolo qua, banner, trasparenza, valutazione e merito. L'apro. Scrivo trasparenza, valutazione e merito perché è un testo, i vecchi manuali di accessibilità dicevano questo, quando c'è un'immagine che riproduce un testo, il testo alternativo, cioè l'alt dell'immagine, deve essere uguale al testo. Benissimo, e in più ho anche un URL del nostro file che per buona, diciamo, uso, comincio a copiarmelo. E me lo metto magari nel block notes perché so che prima o poi mi sarà utile. Bene, salvo tutte le modifiche. Farò la stessa cosa adesso con quello della decertificazione, però non sono sicuro di averlo, quindi per il momento aspetto. Va bene. Adesso come faccio a inserire questo? Beh, mi avvalgo di un passaggio che ho svolto nel sito modello. Vado in amministrazione del sito modello, questa sarà una parte che poi nella guida metterò per scritto. Vado in aspetto widget e vado a cercare nella barra laterale 2 questo widget di testo. Vedete? Non ha un titolo perché in questo caso non sono stati assortiti. Preso questa libertà, no? Secondo un titolo descrittivo, si poteva anche fare per motivi di accessibilità e poi con una regola CSS metterlo invisibile alla vista grafica. Mi copio CTRL C tutto quello che è il testo scusate, che è in HTML e faccio la stessa cosa. Vado in mio sito di lavoro, aspetto widget. Vado nella barra laterale 2 e questa volta mi metterò un bel testo in alto, che avrà con l'incollo esattamente questo tipo di scrittura. Se qualcuno interessa, che cos'è UL? È l'apertura e poi la chiusura di un elenco non ordinato, cioè di una lista non ordinata. Lì sono le voci di lista. Questa, la prima, sarà per trasparenza, valutazione e merito e la seconda per la decertificazione. Adesso non c'è, la tolgo. Invece voi, una volta che avrete messo a disposizione l'immagine della decertificazione, se volete che ci sia, ovviamente dovete aggiungerla. Che cosa c'è di qua? C'è un'immagine, che è questa, che al proprio esterno contiene un A di apertura e un A di chiusura. Il marcatore asta per link, href ti dice qual è il link di destinazione, che nel sito modello ha eventualmente un link, nel nostro andiamo a vederlo. Allora, nel link, nel modello che noi stiamo costruendo, quale sarà diciamo, la destinazione, la trasferenza, valutazione e merito? Beh, faccio in fretta, clicco su organigramma, no, qui c'è ancora quell'altra, a dire la verità. Allora, andiamo a prenderla qua come pagine, tutte le pagine, andiamo a cercarci trasparenza, valutazione e merito, eccola qua,
andiamo in visualizza pagina, ecco che noi in alto abbiamo il link. Ctrl C, vado adesso nel widget e questo sarà il punto di arrivo. Ctrl V. Quale sarà invece il percorso per visualizzare l'immagine? È quello che abbiamo messo nel blocco Notice. Selezioniamo, Ctrl C e andiamo qua, dopo che ce lo siamo copiati, a incollarlo di fianco a SRC uguale doppio apice. Il resto è uguale. Link alla sezione trasparenza. Vedete che qua è messa una larghezza in percentuale al 98%. Cosa vorrà dire? Che siccome la nostra colonna laterale si ridimensiona percentualmente perché il nostro layout si dice completamente liquido, cioè non ha dimensioni larghezza fissa, anche l'immagine si adeguerà allo spazio a disposizione. A questo punto non mettiamo niente nel widget logiche perché vogliamo che appaia in ogni pagina. Clicchiamo su salva, fatto, e andiamo a vedere se abbiamo ottenuto l'effetto voluto. Eccola qua, trasparenza, valutazione e merito, ed ecco qui le nostre varie.